rifugio Pizzini davanti a noi. Stavolta non volevo annunciarmi tanto dopo la batosta dell'anno scorso, però siamo qua, ancora qua per lo zebù. Stavolta però avvicinamento col DC praticamente dal parcheggio. Partiti! Partiti! Speriamo che sia la volta buona. Non dico niente, non dico niente. Ormai sotto il nostro obiettivo si intravede la croce. Facciamo gli ultimi metri fino all'attacco. Siamo quasi al deposito sci. Io vi lascio qua prima del canalino, guardate la veduta succedale, inconfondibile. Video così col cellulare, abbiamo appena finito il canalino, c'è il mago, senza di lui io non vado da nessuna parte. No, dai, mi serviva un matto che mi dice sì sì. Dopo scendiamo qua dalla cresta, facciamo questa cresta qua un po' ventatina. Spettacolo, ci vedale, si vede là in fondo. Ora attraversiamo qua, iniziamo a salire e prendere la cresta. La cresta si prende lassù. Ah no no, galleggiano, sì sì. Quota 3650. 200 metri, questo è il vallone, la pala, aspetta! Oggi sì, vado alla 360 ai mani.
che tra un mesetto ci ritorno. Mi tocca atterrarci tra un mese. Eccoci la cresta, un po' trafficata adesso, eh? Eccola, trafficatissima. Ormai discesina fino alla nostra stelletta che è lì. Matto. Oh, secondo me prova. Bene, ho ripreso i miei sci che ho lasciato lì su e ora si torna verso il rifugio. Giornata spettacolare, la cima là leggermente coperta, ma guardate, spettacolo. Durante la salita non sono riuscito a spiegare molto perché avevamo la testa lì dopo quello che è successo l'anno scorso, non siamo arrivati su, però adesso direzione Pizzini. Ciao! Bene, dopo la solita birretta al rifugio Pizzini prima di tornare al parcheggio, oggi sto facendo i video col telefono perché la GoPro con i primi freddi è andata. Ciao, è andata. Però guardate, ieri non avevamo tutte queste speranze, invece oggi la giornata, guardate come si è aperta. C'è Vedale lì dietro le mie spalle, Monte Pasquale, guardate che azzurro. Sembra quasi un sogno, ora. Stiamo scendendo, facendo sci d'acqua fino al parcheggio, fin dove riusciamo.